Terra di accoglienza dove trovarono rifugio e protezione 300 ebrei, italiani e stranieri, salvati dalle deportazioni naziste. Assisi riscopre questa pagina della sua storia nella giornata della memoria. Abbiamo tante espressioni di sofferenza che derivano anche da situazioni di guerra, pensiamo all'Ucraina o da situazioni di difficoltà di paesi, ad esempio dell'area africana, che hanno particolari problemi e si volgono a noi chiedendo asilo. E Assisi deve continuare ad essere oggi questa location di universale accoglienza, come lo è stato nel momento buio della Shoah. Mantenere senz'altro una memoria collettiva che va ricordata di una delle più brutte tragedie della storia dell'umanità. L'allarme contro l'antisemitismo c'è, soprattutto sotto il profilo dell'estremismo islamico, e quindi insomma, anche su questo l'Italia deve tenere alta il livello di guardia e di sicurezza. Consegnate in vescovado le medaglie d'onore ai familiari dei cittadini umbri internati nei campi di concentramento. Mio padre è stato purtroppo preso prigioniero in Albania e poi è stato portato in Cecoslovacchia. È morto proprio in prigione. Purtroppo io non l'ho conosciuto. Perché? Perché io sono nato nel 42 e lui nel 44 è deceduto. A ritrovare il corpo del padre molti anni dopo le sorelle di Alessandro. Siamo riusciti a riportarlo a Gubbio. È sepolto adesso nel nostro cimitero, il cimitero monumentale. Una grande emozione, cioè vedere questi familiari che riescono a trovare la forza anche di raccontarci degli aneddoti, no? Di questi loro cari che sono morti, no? Dopo le fatiche, i sacrifici vissuti nei campi di internamento. Macchine tipografiche, strumenti e caratteri per la fabbricazione di documenti falsi. Queste stanze erano il centro di smistamento segreto che ha protetto gli ebrei arrivati ad Assisi dalla deportazione. Non solo nel vescovado dove c'è il museo dove ci troviamo, ma alle mie spalle vedete alcune immagini delle clausure che aprono le porte. I tre principali monasteri, quello di Santa Colette, quello delle Cappuccine tedesche di Santa Croce e quello di San Quirico, proprio qui vicino, si sono aperte le clausure per nascondere tante famiglie ebree. Venivano anche poi spostate da un monastero all'altro proprio per motivi di sicurezza. Alle pareti le storie di chi si è impegnato rischiando in prima persona a coprire identità altrimenti destinate all'annientamento. Uno spazio è dedicato anche a Gino Bartali, il ciclista giusto tra le nazioni che faceva parte dell'organizzazione clandestina che collegava Chiesa di Assisi e di Firenze. Proprio oggi la memoria custodita in queste stanze, mentre vediamo scomparire una dopo l'altra le testimonianze dirette di quanto accaduto, ha bisogno di altri mezzi per riuscire a rimanere viva. Un luogo per riflettere, per parlare di quello che è stato, ma anche della cultura del bene che a cui ad Assisi veramente ha brillato. E quindi ecco le iniziative che noi facciamo, non solo il giorno della memoria, la memoria non può essere solo il 27 gennaio.